quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ed ecco l'occorrente per i nostri tartufini facili al rum: 60 g di cacao amaro, 150 di zucchero. Rum, quanto basta, ce ne accorgeremo dalla consistenza dei nostri tartufini, e una punta di cucchiaino di caffè solubile. Le sostituzioni in campo: il rum può essere sostituito con il latte, con l'acqua, il caffè può essere in questo caso sostituito con la vaniglia, con l'essenza di vaniglia, se volete farlo per i bambini. Io oggi sto pensando ai grandi perché, bravo, insomma, sempre ai bambini, anche i grandi bisogna viziare. Bravo. Cominciamo subito. In una ciotolina versiamo tutto lo zucchero e la puntina di caffè, così, mezzo cucchiaino. Quindi è una ricetta veloce che possono fare tutti quanti. Certo. Poi, pian piano, uniamo. Per adesso 3 cucchiai di rum e con una piccola frusta facciamo prendere lo zucchero dal rum. Posso usare zucchero a velo? Certamente, la stessa quantità. Posso usare una frusta di pelle? Certamente, mentre mangiate i tartufini. Allora, mescolate ben bene zucchero e rum. Buon odore. Certo, dobbiamo fare sciogliere il più possibile la granulometria dello zucchero. A questo punto aggiungiamo il quarto cucchiaio di rum, l'ultimo. Se non li volete troppo alcolici, potete sostituire mezza quantità di rum, quindi 2 cucchiai, con 2 cucchiai di acqua. Il rum va bene sia bianco, sì, che scuro? Che scuro, noi lo stiamo usando bianco. Ok, arrivati a questo punto, uniamo il cacao. Tutto quanto? Tutto quanto. Ah, meravigliavo. E cominciamo a mescolare. Ecco. Che vuoi, il bello è anche questo. Ora ci sporchiamo pure le mani. A questo punto avremo questo un composto un po' granulosetto. Non aggiungiamo più rum perché sennò qui ogni bocconcino ci ubriachiamo. E aggiungiamo semplicemente dell'acqua, naturalmente assolutamente ad occhio, quindi cominciamo con una piccola quantità, così, l'equivalente di un cucchiaio, e rimestiamo. Il composto non deve diventare liquido, deve rimanere bello compatto, però più, ma maneggiabile. Certo. A questo punto metto i guanti. Se fossero per noi di famiglia li farei a mani nude, sinceramente parlando, però siccome voglio regalarli questi, mi pare giusto non maneggiarli più di tanto. Brava. E soprattutto non maneggiare prima il naso per far fare schifo. Facciamo un bel panettino di pasta di cacao e rum e stendiamo sul piano da lavoro un foglio di carta forno. Quindi prendiamo un cucchiaino e semplicemente creiamo delle palline. Quindi in una ciotolina dove vi sarete premurati di inserire del cacao in polvere, semplicemente tuffate i vostri tartufini. E subito dopo, voilà! All'interno di un pirottino. Facciamone tanti quanti ne vengono con l'impasto, alla fine vi dirò con le quantità che vi ho dato quanti ne vengono fuori, e poniamoli in frigo per 2 ore. Ed ecco i nostri bellissimi tartufini belli e pronti. Io ancora non li ho messi in frigo, ve li ho disposti qui, farò le foto. Ecco qui, ne sono venuti 13. Sapete perché? 12 per regalarli e 1 per mangiarlo. Brava! A voi. E allora, ancora è morbido perché non l'ho messo in frigo, però vi faccio vedere la forza del cacao. È il dolce sapore dello zucchero che comunque rimane un po' granulare, quindi crocca sotto i denti.
e modifica la consistenza morbida, dando un po' di morbido e un po' di croccantezza. Provateli in frigo per 2 ore, poi potete tirarli fuori, ripassarli nel cacao e conservarli in una scatola di latta anche per 7-8 giorni, perché non contengono cibi deperibili. Vi lascio le foto, ciao! Ciao.